Temporary Museum for New Design, evento di Alcantara in compagnia di Piero Lissoni, che non ha bisogno di presentazioni. Gli chiediamo subito di parlarci di questa collaborazione con Alcantara. Beh, intanto questa collaborazione nasce da uno strettissimo rapporto di amicizia con Giulio Cappellini. Lui è l'art director di questa azienda e quindi, come dire, ça va sans dire. E poi una collaborazione tecnologica. Il materiale è un materiale paradossalmente difficilissimo, un materiale con uno spirito tecnologico incredibile. Io ho cercato di portare all'interno di questo spirito tecnologico l'errore umano. Ho tentato di trasformare un tessuto, o se volete una superficie, in una superficie piena di errori, con un tessuto vero, quindi tramato, con la battitura dell'ordito e della trama. Cosa vi devo raccontare di più? Va benissimo così. Il concetto di lusso per Lissoni, che cos'è? Io trovo che il lusso sia una parola molto volgare e quindi l'unico concetto che posso esprimere è quello. Ci sono altre parole che mi piacciono di più. Allora, lo stile, se potesse essere definito in poche parole. Ma io credo che ci siano mondi. Ci sono mondi che portano saperi, mondi che portano coscienze, mondi che portano conoscenze. Il lusso è una visione molto superficiale, per l'amor di Dio, va benissimo, però preferisco pensare a una condizione di semplicità, complessità, preferisco pensare a quello che gli inglesi definiscono chic and shabby, o se vuole, all'italiana preferisco pensare a prodotti semplici ma eleganti e silenziosi. A proposito di questa edizione del Salone del Mobile, è ancora possibile la novità oppure la riedizione la fa da padrona? No, io credo che tutti i saloni del mobile, da quando sono nati a oggi, abbiano portato sistematicamente tantissime novità, ma tante. Bisogna semplicemente avere voglia di vederle, ma la novità non è famolo strano, la novità è siamo all'interno di un sistema e dobbiamo continuare a essere coerenti col sistema e con noi stessi. Io credo che la vera novità quotidianamente e annualmente sia leggere e ritrovare una certa responsabilità. Noi siamo responsabili, ma non responsabili di fronte all'ambiente in termini generali, alla società in termini generali, ma ad esempio io lavoro come designer e sono responsabile per le aziende e con le aziende di quello che faccio. Ci sono persone che lavorano con me, ci sono famiglie che vivono anche per il mio lavoro, quindi devi essere responsabile. Non lavoro per avere la copertina, mi perdoni, ma nemmeno per fare questa intervista. L'ultima domanda blogosferica, il rapporto di Piero Lissoni con internet. Vuole una risposta diplomatica? No, la verità. Vuole una risposta da pitecantropo o vuole una risposta up to date? Whatever. Guardi, personalmente lo uso pochissimo. E lo uso più sul telefono perché mi piace l'idea di vedere alcune cose direttamente. In studio da me viviamo, ogni persona vive con mediamente due computer. Io potendo preferisco leggermi un libro. Va bene, ringraziamo Piero Lissoni, grazie per essere con noi su Blogosfera. Sì, anche Paperinix secondo me non è male.